Buongiorno e benvenuti nell'Obeia della nostra Digital Factory. Qui la sfida è mantenere costi di progettazione competitivi e time to market allineati alle richieste sempre più mutevoli del mercato. Con il supporto di nuove metodologie di lavoro basate sui principi della Lean Office e dell'Agile Project Management. Per poter sopravvivere alla competizione globale, la nostra azienda ha bisogno di ridurre i tempi di sviluppo di nuovi prodotti attraverso un cambio radicale nella gestione dei progetti. La chiave per far tutto ciò è l'Obeia. Uno spazio fisico dove i team di progetto si incontrano, lavorano insieme e condividono informazioni. Ad ogni tipologia di progetto ricorrente viene associato uno standard work condiviso che semplifica il flusso tra le varie fasi di sviluppo del prodotto o servizio. Inoltre, a diverse fasi di progetto corrispondono diverse tipologie di riunione con finalità, durata, partecipanti e struttura ben definiti. Queste riunioni generalmente si effettuano in piedi, camminando nella stanza, passando in rassegna documenti e informazioni impostati secondo un ordine razionale, con i criteri tipici del visual management. Ogni tipologia di riunione è accompagnata da template di documenti che aiutano ad evitare ridondanza di ruoli o informazioni. Ecco un esempio concreto. La nostra azienda vuole lanciare un nuovo prodotto entro la fine dell'anno. Il responsabile commerciale è appena tornato da un'importante fiera del settore con diverse idee da proporre e da valutare, grazie anche allo strumento del Canvas. A seguito di un'incombente opportunità di business, viene organizzato uno strategy meeting. Alla riunione partecipa la direzione e i rispettivi responsabili commerciale, acquisti e ufficio tecnico. La riunione ha l'obiettivo di verificare la convenienza strategica del mercato, la fattibilità tecnica, economica e funzionale e la possibilità di inserire il progetto nel piano lavori. I progetti che vengono validati durante lo strategy meeting prendono vita nel kick-off meeting. Il team di progetto viene invitato alla riunione dove si condividono gli obiettivi, si definiscono ruoli e responsabilità, si stabiliscono le scadenze da rispettare, si pianificano le macro attività e si definiscono i KPI da monitorare. Dall'inizio del progetto, il team di lavoro si riunisce nell'Obeia insieme alla direzione con cadenza mensile, o più frequentemente, se sotto scadenze critiche, per monitorare il raggiungimento delle milestone di progetto, verificare le problematiche riscontrate, determinare le azioni correttive da prendere e confermare le scadenze future. Ogni progetto viene condotto attraverso le riunioni di coordinamento, durante le quali si monitora lo stato di avanzamento delle attività a breve termine, solitamente 2 o 3 settimane. Inoltre si pianificano le attività da eseguire nelle settimane successive, si analizzano le problematiche emerse e si verifica che il team abbia a disposizione le risorse necessarie per portare a termine le attività assegnate. Durante tutto il processo, a cadenza mensile o bimestrale, la direzione si riunisce coi responsabili funzionali per monitorare il raggiungimento delle milestone di tutti i progetti in essere, per rivedere le priorità dei progetti e ripianificarli se necessario. Prima dell'introduzione dell'Obeia Room, l'ufficio tecnico della nostra azienda era caratterizzato da lunghi tempi di progettazione. Circa l'80% delle scadenze di progetto non venivano rispettate, comportando un sostanziale incremento dei costi rispetto ai budget. I prodotti, che a fatica completavano l'iter di sviluppo, giungevano sul mercato ormai in ritardo rispetto alla concorrenza. Questo perché i progetti non erano ben guidati e le riunioni lasciavano spesso i partecipanti confusi sui successivi passi da seguire. Da quando è stata implementata l'Obeia, l'area progettazione della nostra Digital Factory è orientata all'efficienza nella gestione dei progetti. Ora si riescono a evitare riunioni dispersive e ridondanti. Ogni membro ha ben chiari obiettivi e ruoli all'interno di ciascun progetto e vi è collaborazione da parte di tutto il team funzionale in un unico luogo fisico, favorendo una comunicazione fluida e chiara. Il risultato è una netta riduzione dei nostri tempi di progettazione.